detta in maniera brutta, quando è il cliente che parla con me, ho io il coltello dalla parte del manico e quindi impongo al cliente il mio modo di lavorare. Nell'altro caso mi adatto al modo di lavorare della casa di produzione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dalilu, sono una regista e filmmaker di professione e condivido qui su YouTube trucchi e consigli utili per chi vuole lavorare come filmmaker, ma anche e soprattutto tutto quello che imparo dai miei set. Se ancora non fate parte di questa famiglia, mi raccomando, iscrivetevi al canale con il pulsante che vedete qui sotto ed attivate anche la campanellina così da rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che realizzerò. Non avendo mai avuto nessuno in famiglia che lavorasse come libero professionista, ci ho messo molto tempo per riuscire a non provare timore o vergogna nel chiedere dei soldi per un lavoro che svolgevo. All'inizio spesso è sempre difficile capire quale sia il valore giusto da dare al proprio lavoro e sono più le volte che ci domandiamo se ci stiamo svalutando, sopravvalutando o chiedendo il prezzo giusto. Il nostro lavoro come creatori di video è un lavoro artistico dove non esiste e soprattutto non può esistere un elenco a cui far riferimento rispetto a quanto sia giusto chiedere per quel lavoro specifico. Soprattutto perché poi varia molto anche rispetto a in che zona della penisola ci troviamo. E come ho già detto in un altro video, il consiglio migliore per quando si inizia è di studiare i propri competitor per capire in che range muoversi rispetto al tipo di esperienza che abbiamo e rispetto al target a cui ci riferiamo. Perché è normale che, per esempio, il prezzo che possiamo fare ad un artista emergente per il suo primo video musicale non è lo stesso prezzo che possiamo chiedere al proprietario di un'azienda per uno spot promozionale. Poi con il tempo diventa tutto più facile. Ma non vi nego che ancora oggi per alcuni tipi di lavoro faccio fatica anche io a definire il prezzo giusto, perché poi ci sono tanti fattori da tenere in considerazione, come solo il quanto quel lavoro specifico ci può portare come esperienza e portfolio e quanto altro lavoro ci può generare, che le proposte economiche che possiamo fare variano di continuo. Una volta però che abbiamo definito il nostro prezzo, arriviamo ad un altro punto importante. Come chiedo i soldi a quel cliente specifico? Purtroppo sono più le volte che leggo ed ascolto storie di filmmaker e videomaker a cui i clienti non hanno saldato l'importo pattuito rispetto alle volte in cui è andato tutto a gonfie vele. Io sono 10 anni che lavoro come filmmaker e negli ultimi anni anche come regista, e in tutto questo tempo mi è capitato soltanto 2 volte di non ricevere il pagamento pattuito. È successo all'inizio della mia carriera, ho imparato la lezione ed ho trovato il metodo migliore per poter risolvere questo problema. Come creativi ci sono miliardi di situazioni in cui possiamo ritrovarci. Nel mio caso, con il tempo, ho raggruppato tutte le situazioni possibili in 2 contesti. L'opzione in cui il cliente del video è un mio cliente, il che significa che contatta direttamente me per il video di cui ha bisogno, e l'opzione in cui il cliente del video è il cliente della casa di produzione, per esempio, che appalta il lavoro. Quindi, in termini pratici, nella prima situazione, la persona o azienda che poi farà uso di quel video è chi mi dovrà pagare, mentre nell'altro caso c'è qualcun altro di tramite che prima prenderà i soldi da quella persona azienda e successivamente pagherà me. Di conseguenza, rispetto a 2 contesti, mi comporto in 2 modi differenti. E partiamo, per esempio, dalla prima situazione, quando è il mio cliente che è il cliente finale, a prescindere che sia un'azienda o un professionista o un privato. Con il tempo ho adottato un metodo di lavoro che mi permette di avere sempre delle entrate abbastanza frequenti durante il mese, perché sono una freelance, non ho uno stipendio fisso e quindi più riesco a dilazionare nel mese le mie entrate, meglio è. E quindi quello che faccio è andare a rateizzare in 2 o 3 parti, in base al tipo di lavoro che devo svolgere, il budget che dovrà spendere il cliente. Un acconto che varia tra il 30 e il 40% del totale, utile intanto per bloccare il lavoro ed iniziare a mettere mano al progetto, dato che comunque ormai faccio solo lavori dove devo occuparmi anche della creatività, e quindi prima di andare sul set alla fine devo lavorare e dedicare del tempo a quel progetto. Poi una seconda parte, sempre intorno al 30% per iniziare, in caso debba farlo, a montare il contenuto, ed il restante a video approvato per ricevere tutti i master. In questo modo, per tutta la durata della produzione, riesco ad avere delle entrate e soprattutto sono di aiuto anche al cliente, che non deve spendere tutti i soldi insieme. Con il tempo ho adottato questo metodo perché la maggior parte dei lavori che faccio hanno una durata abbastanza lunga di lavorazione tra pre-produzione e consegna, ed in questo modo riesco a coprire tutti i costi che posso avere senza andarci sotto, anche se all'interno del mio progetto devo far lavorare più persone, perché in questo caso prendo una parte del compenso, le persone lavorano
con me o per me, e con quella parte inizio a pagare queste eventuali persone. Nel caso invece in cui c'è un tramite tra me e il cliente finale, ricevo il pagamento direttamente alla consegna di tutto quanto, che di solito in base al tipo di azienda varia tra i 30, 60 o 90 giorni. Detta in maniera brutta, quando è il cliente che parla con me, ho io il coltello dalla parte del manico e quindi impongo al cliente il mio modo di lavorare. Nell'altro caso mi adatto al modo di lavorare della casa di produzione. Cioè, poi da dire anche che questo tipo di metodo variabile mi va più che bene, semplicemente perché al 90% dei casi avere un tramite mi assicura sempre il pagamento entro i limiti pattuiti. Se dovessi comportarmi come la casa di produzione rispetto al cliente che contatta direttamente me, potrei rischiare un po' di più in termini di pagamento effettuati. Poi c'è anche da dire che per approfondire il discorso dovremmo entrare in una questione di contratti, però insomma non è questo il momento adatto. Una volta che poi è il momento di ricevere il pagamento, vado ad effettuare una fattura al cliente, che sia per la rata del totale o che sia per il totale del budget, fattura che è diventata obbligatoriamente elettronica e che vado ad emettere tramite il servizio che utilizzo. E proprio sul servizio voglio focalizzarmi un attimo, perché se è vero che è tanto importante trovare il giusto workflow pratico su come muoversi sulla questione retribuzione, è tanto importante il servizio con cui facciamo tutto ciò. E a tal proposito torno ancora una volta a parlarvi di FiscalZen, un team di consulenti fiscali che consiglio sempre a chiunque per la gestione della propria partita IVA. FiscalZen è un servizio del tutto digitale dove vi verrà assegnato un consulente fiscale dedicato che vi seguirà per ogni cosa e che potrete contattare via mail e telefonicamente. Tramite chat si ha un consulente sempre diverso che risponde in brevissimo tempo per problemi più semplici, spesso anche a distanza di qualche minuto, mentre tramite mail si ha il proprio consulente personale a cui fa riferimento per qualsiasi tipo di evenienza. Inoltre si ha a disposizione una piattaforma online a cui si può accedere non soltanto da PC ma anche da smartphone e tablet, ed è molto interessante perché ci permette di avere sotto controllo l'andamento economico del nostro business e poter gestire tutta la questione di tasse e contributi, oltre che ovviamente poter creare le nuove fatture. E se si ha bisogno di assistenza si può chiedere tutto al proprio consulente. La piattaforma è semplicissima da utilizzare, l'interfaccia è davvero ben fatta ed è user friendly, non ci si perde insomma, si ha veramente sotto mano e sott'occhio tutto e subito. Con FiscalZen posso scaricare gli F24 e la dichiarazione dei redditi, leggere quando ci saranno le scadenze delle tasse, ma soprattutto, la cosa più importante, posso vedere la previsione sulle tasse che pagherò, sempre aggiornata in base ai miei guadagni, perché ogni volta che andremo a creare una nuova fattura all'interno della piattaforma, il sistema farà una predizione su quante tasse dovremo pagare quest'anno e quante l'anno prossimo. Ed inoltre, grazie alle notifiche che ci arriveranno, non si rischierà di ritardare i pagamenti, così da pianificare al meglio tutte le spese. Vi assicuro che è fondamentale per gestire al meglio la propria attività. Se non avete la partita IVA, la aprono gratis e la consulenza per risolvere tutti gli eventuali dubbi che si hanno sull'inizio di un'attività è gratuita e viene effettuata tramite chiamata telefonica. La possibilità poi di poter emettere fatture elettroniche direttamente dalla piattaforma è un risparmio di energie non indifferente, anche perché i software per emissione e gestione delle fatture costano abbastanza, mentre in questo caso è tutto incluso. 299 euro l'anno più IVA, che poi in realtà può costarvi anche meno, perché se utilizzate il mio codice personale potrete avere uno sconto di 50 euro sull'abbonamento del primo anno, e trovate tutte le info in descrizione. Inoltre, sia che volete aprire la partita IVA sia che l'avete già, potete prenotare una consulenza totalmente gratuita con un consulente FiscalZen a cui fare qualsiasi domanda in merito. Insomma, questo è ciò che mi sentivo di condividere con voi rispetto alla questione chiedere i soldi ai clienti. Spero con questo video di avervi dato delle info utili e aspetto di leggervi nei commenti, perché sono curiosa di conoscere le vostre esperienze e come vi comportate voi in merito alla questione pagamenti. Come ogni volta vi ricordo di iscrivervi al canale con il pulsante che vedete qui sotto e di attivare anche la campanellina, così da rimanere aggiornati sui prossimi video che realizzerò. Se avete trovato utile questo video, sicuramente troverete interessante anche quest'altro. Vi aspetto di là, sempre qui su YouTube con me, Dalilu. Ciao!